Sì, qui è Delta 28 e siamo nella mia futura casa, camera. Per il momento questa è la camera dove sto io, dove gioco e cose varie. Dopo vi faccio vedere la stanza momentaneamente com'è per il momento. Allora, news, piccole news, veloce, un vlog proprio fast fast. Allora, per prima cosa, già ho visto, vabbè, i gameplay, sto guardando i Resident Evil 2. Sto palesemente. Ho scoperto che me ne ho scordato che usciva anche in questi giorni. È uscito pure Kingdom Hearts 3. Lo devo comprare. L'unico problema è che già stanno posto video. E Madonna, ragazzi, che palle. Infatti, non devo guardare nulla perché lo voglio comprare. Ho la PlayStation 4 per l'esclusiva. Poi. Piccole altre news. Oggi dovrei fare il video sul pachicefalosauro. Pachycephalosaurus, se l'ho detto bene, su The Isle, che voglio fare il confronto però con Jurassic World per farvi vedere i modelli, per farvi vedere differenze e cose varie. Poi, un'altra cosuccia, e fatemi pensare, qual era l'altra cosa? Ah sì, la scheda video avevo deciso di comprarne una nuova, una 2060, come volete, 2060 o 260, scegliete voi. Chiamatela come volete, GTX, però come vi ho detto, se parla o tra aprile o in estate con un nuovo computer proprio, perché ho avuto le nuove news sull'articolo che io potrei prendere, ovvero la nuova scheda video alla 2060, e ho scoperto che è un po' più potente del previsto, bla bla, un po' di cose. E il mio co volevo comprarlo separatamente in realtà, cioè prima la scheda video, poi con calma mi faccio il computer. Poi ho visto che non è cosa, perché il mio modello di computer è tra il 2012 e il 2013, lo manda a quel paese praticamente il computer, secondo me. Quindi non è cosa. Infatti ho iniziato a mettere i miei videogiochi attualmente medio, alcuni medi, alcuni alti. Con Battlefront 2 medio, purtroppo medio, che tristezza. No, aspetta, alto sbarra medio, perché alcune cose le ho messe medie, però non è una bella cosa, non mi piace, lo voglio alto, alto e ultra oltretutto. Vabbè, quindi devo comprarne assolutamente un nuovo computer. E poi, sto vedendo un po' di news sul giochi che voglio comprare, come in questo caso Mortal Kombat 11, che infatti voglio fare il pre-order, tanto a marzo c'è il beta, voglio giocare prima al beta e poi mi faccio il pre-ordine, sicuro. Al di là se costa con il DLC 80 euro, chi se ne frega, lo voglio assolutamente. Perché è pure un personaggio esclusivo, oltretutto, quindi ha voglia. Però sto sentendo news abbastanza inquietanti, molto inquietanti, dove praticamente vorrebbero forse mettere Shaggy di Scooby-Doo. Allora, questa cosa non è che hanno scelto la Mortal Kombat, a casa sviluppatrice Mortal Kombat, perché sennò andavamo là a picchiarli tutti. No, credo il fatto che hanno chiesto alla community se quale combattente vorreste avere, in che senso? Come in Mortal Kombat 8, per chi se lo ricorda, per PlayStation 2, Armageddon conosciuto, tu personalizzavi il personaggio e lo facevi a modo tuo, creavi un personaggio. Infatti a volte mi è uscito di fare pure una sottospecie di Xena o Wonder Woman o personaggi di cartoni animati. Che è successo? Molti fan, che alcuni forse sono giovani quanto me o più giovani o roba simile, quindi non molto grandi di età probabilmente, vogliono mettere Shaggy, perché Mortal Kombat ha chiesto a casa sviluppatrice quale personaggio vorreste, noi forse lo metteremo in un futuro DLC. Hanno chiesto di mettere Shaggy. Allora, secondo me, stessa la casa sviluppatrice ha detto: aspetta, no. Allora, facciamo una petizione. Infatti, è partita la petizione già da qualche giorno, da ieri credo, o dall'altro ieri, non lo so. E vediamo quante firme ci sono. Se sono abbastanza alte, lo metteranno, se no, no. Però io dico: scusate, community, se la casa su Parigi scegliete un personaggio qualsiasi che volete, che noi mettiamo, però ha specificato della Warner, quindi può essere
della DC Comics, un film della Warner, a mio parere, o era meglio un Gremlins, cioè ciuffo bianco, cioè quello usa la pistola, usa. La motosega contro il protagonista, usa la balestra. Madonna, ma che è una bestia, che è un essere infame. Che poi con il fatality, con il fatality o con lo special poteva fare di tutto, poteva, che ne so, chiamare il gremlin ragno, poteva chiamare quello là elettrificato che si vedeva, quello che era praticamente tutta elettricità che era nel secondo film, o quello intelligente. Cioè, porca miseria. O stessa cosa che guidano come si chiama, quel veicolo, spazzaneve, che era una gru, che era, non mi ricordo, che ha sfondato la casa del primo figlio. Cioè, porca miseria, la cattiveria. O se no un film, un personaggio dell'Hobbit o di Signore degli Anelli, o che ne so, farà. O sicuramente Hit, il personaggio horror che hanno fatto, che è della Warner. Cioè, porca miseria. Potevate fare di tutto, potevate chiedere tutto, non Shaggy di Scooby-Doo, dai. Vi voglio bene, però, no, per niente. Comunque, detto questo, questa è la novità di Mortal Kombat 11. Come altra cosa di novità, muoio. Non credo nient'altro, perché per il momento solo Mortal Kombat o Kingdom Hearts devo comprarmi assolutamente. Dico o perché, o uno o l'altro per il momento, perché. Per il momento big money, niente. E nulla, questo vi volevo informarvi, ho fatto pure abbastanza tempo. Ah sì, ecco, un'altra cosa, grazie che mi sono ricordato. Mo che giustamente la Capcom ha fatto ovviamente Resident Evil Remake, il 2, insomma, scusate. Mo ha avuto, credo, abbastanza big money. Stessa cosa, mo hanno detto che vogliono basarsi su Resident Evil 8, però c'è un però. Ci sono due situazioni che mo sono su un punto interrogativo. Uno, il continuo di Street Fighter V, se passano al 6 o fanno nuovi DLC con un'aggiunta personaggio nel 5, o se no, perché ancora non si sa niente di questa cosa, di giochi picchiaduro in tematica, stessa cosa equivale per Marvel vs Capcom Infinito, che non si sa se deve passare come titolo Marvel vs Capcom 4, non si sa. Si sta molto, girano troppe voci che forse ci sarà un upgrade, ripeto, al vecchio capitolo, o se no lo lasciano morire e fanno un nuovo capitolo successivo, Marvel vs Capcom, che sarà proprio 4, si chiamerà, però sarà un altro gioco. Non si sa nulla. Io spero un upgrade del vecchio, perché l'hanno fatto una chiavica quel gioco, ma non di grafica o di dinamica, perché era fatto benissimo. Il problema, contenuti, modelli. In generale, il gioco ha annoiato, ha stancato e ha poi troppi big money dovevi sganciare per tutto, tutto. Cioè, almeno, ecco, perché giustamente è uscito prima Marvel vs Capcom Infinito rispetto a Street Fighter 5. Street Fighter 5 è uscito dopo. Che hanno fatto la cosa geniale di aggiungere personaggi, bene, o li comprate tramite punteggio nel gioco. O li comprate con la Season Pass, con le stagioni. Però ogni stagione, cazzarotti, con 5-6 personaggi, cioè ditemi voi, allora è più conveniente. Infatti Big Money è andato bene quel gioco. Speriamo che in futuro Marvel vs Capcom faranno la stessa dinamica. Perché di grafica è un mostro, cioè è fatto bene. Vabbè, basta. Detto questo, queste sono news. Ora vi faccio vedere, a parte il mio computer che sta aggiornando, vi faccio vedere la mia stanza. Questa è sempre la stessa, la ricordate? Eccola, ho messo il televisore. Vedete? Aspettate. Col televisore, con tutto, a tutto. Quindi posso, funziona benissimo tutto quanto. E non solo, sono pure in comodità. Mi metto lì, bello seduto e gioco. Sì, ho pure questo altro televisore, ma questo verrà spostato, quindi tranquilli. Bene, qui dal 38 passo e chiudo.